Abbiamo contattato oggi Pier Giovanni Alleva, professore ordinario di diritto del lavoro, giurista, avvocato ed oggi anche consigliere regionale in Emilia-Romagna per la lista dell'Altra Emilia-Romagna. Con Alleva vorremmo innanzitutto fare un quadro, una valutazione un po' più a freddo rispetto alle prime impressioni, a una settimana dall'esito di un voto, quello in Emilia-Romagna e in Calabria, insomma, però nello specifico in Emilia-Romagna, che ha avuto delle conseguenze politiche importanti e dei riflessi sia sul piano locale che anche a livello nazionale, a partire dalla grande questione dell'astensione. Partirei appunto da lei. Lei ha detto che questa astensione così massiccia si era rappresentata come una sorta di sciopero degli elettori contro il governo Renzi, un segnale importante, potente al PD, però è stato uno sciopero che Renzi non ha ascoltato in nessun modo. In questa settimana ci sono state delle dichiarazioni abbastanza sprezzanti sulla questione dell'astensione. Non sarà che l'astensione non fa male a nessuno, nel senso che è un modo di esprimere un dissenso che però in realtà a chi sta al potere non dà in nessun modo fastidio. Voi come l'avete vissuta dopo una campagna elettorale anche complicata in una terra complessa anche dal punto di vista dei rapporti di potere come quella dell'Emilia-Romagna? Noi l'abbiamo vissuta proprio comprendendo le ragioni vere. La tensione di Emilia-Romagna non è stato il genere, non è stato qualunquismo, è stato proprio uno sciopero, cioè l'elettorato, una buona parte dell'elettorato del Partito Democratico ha in questo modo votato contro la politica di Renzi, contro il neoliberismo, contro le sue conseguenze disastrose che hanno portato a triplicare la disoccupazione in Romagna, ad aumentare incredibilmente la povertà o ad arrivare in una regione in cui la povertà sembrava non esistere, qui si affaccia in maniera molto pericolosa e preoccupante. Noi come lista siamo contenti del nostro risultato, fino a un certo punto, nel senso che se avessimo avuto più tempo, saremmo riusciti, credo, a trasformare questo rifiuto di sottoscrivere la politica di Renzi in un'alternativa politica. Certo, la nostra lista è una lista giovane, l'erede della lista l'Alta Europa Volkista, che a sua volta aveva pochi mesi di vita, neanche un anno di vita. Avevamo la difficoltà aggiuntiva, purtroppo totale, della divisione con SEL, che speriamo adesso di superare rapidamente. Il dato fondamentale che avevamo avuto fin da subito, l'impressione che ci sarebbe stato un grandissimo astensionismo, ma un astensionismo come protesta, non come disinteresse. E il fatto che Renzi assuma un atteggiamento sprezzante, purtroppo, conferma l'attitudine fondamentalmente antidemocratica, ma direi anche tipicamente neoliberista del suo governo e del suo modo, della sua politica, perché per il neoliberismo meno elettori votano, meglio è. In America votano da tanto tempo, è sotto il 50% l'affluenza, anche in elezioni importantissime come quelle del Presidente degli Stati Uniti. E questo perché? Perché in quella concezione lì la vittoria alle urne è soltanto una legittimazione formale per l'esercizio poi di un potere sostanzialmente illimitato. Cioè, si prendono su un 20% di elettori, il 10% più uno vota per il governo, per questo governo, ipotesi, il quale poi chiede la fiducia su deleghe in bianco, come è accaduto per il Job Act. Cioè praticamente siamo fuori dalla democrazia, Lei ha questa è la cosa grave. dichiarato, tra le altre cose, che uno dei risultati politici della vostra battaglia elettorale è stato quello di dimostrare che il PD è diventato un contenitore di destra. È così chiaro all'opinione pubblica italiana, soprattutto a chi Beh, è. lo sta diventando rapidamente. Cioè, io sono convinto che sta rapidamente
rapidamente, queste cose si stanno rapidamente chiarendo. Cioè, Renzi è riuscito in maniera quasi incredibile a normalizzare, diciamo, il PD su una posizione di destra, su un blairismo che assomiglia molto più a un thatcherismo, approfittando anche di condizioni molto particolari politiche. E la gente hanno continuato a illudersi a lungo, specialmente in Emilia Romagna, che sempre stata la roccaforte del vecchio PC, PDS, TS, PD, che comunque fosse un partito, se non di sinistra, di centrosinistra. Si rende ora conto che invece è un partito di destra, e se ne rende conto perché è tipico della destra colpire certi valori di dignità della persona che appunto sono stati messi sotto il fuoco. Mi riferisco, come si capisce, all'articolo 18 dello statuto, alla giusta causa dei licenziamenti e alla situazione complessiva del lavoratore nel posto di lavoro, cioè a quella terribile, bruttissima legge che è il Job Act 2, non è il Job Act 1, quello che ha precarizzato il mercato del lavoro consentendo i contratti a termine, sempre comunque iperliberalizzandoli, i cosiddetti contratti a causali, che è stato il primo terribile colpo sferrato da Renzi con il cosiddetto decreto Poletti. La cosa incredibile è che Renzi va dicendo: ah, ma voi, si capisce bene chi, la sinistra, la CGIL, avete supportato la precarizzazione perché eravate lì a difendere l'articolo 18 per gli occupati. Ma Dio mio, la precarizzazione l'ha fatta lui con il decreto Poletti, quando ha reso legittimo ciò che era evidentemente legittimo, cioè che per un'esigenza lavorativa che non è temporanea ma definitiva e continuativa, posso fare invece i contratti a termine allo scopo di tenere il lavoratore nella soggezione, nella paura, nel timore e via dicendo. Quindi queste cose la gente poi le ha capite che con Renzi è arrivata la precarizzazione finale, è arrivata la minaccia del licenziamento. E il Job Act non si ferma a questo. Voi avete scelto per reagire a questa posizione del governo Renzi e anche alle sue articolazioni del PD di correre in autonomia, cioè fuori dalla coalizione di centrosinistra, ma una parte della sinistra. Quando lei lo ricordava già, Sinistra Ecologia e Libertà in Emilia Romagna come in Calabria, e come si cercherebbe di fare anche in altre regioni. Volevo chiederle, secondo lei, cioè, oggi c'è una manifestazione in piazza anche a Roma della lista Tsipras, a cui in teoria parteciperebbe anche il SEL. SEL ha chiamato ad un'iniziativa per gennaio, dove sembra voler recuperare un rapporto con un pezzo di PD, diciamo, in sofferenza, Civati, Cuperlo, pezzi di Bersaniani. Lei pensa che la vostra esperienza, che comunque è riuscita anche da una posizione di autonomia a raggiungere il risultato minimo, come è stato poi per la lista Tsipras a livello europeo, di eleggere, rappresenta quella collocazione che poi sarà possibile per tutta la sinistra, diciamo, non PD in Italia, oppure saremo ancora a discutere sulla natura del PD? Io sono sicuro di sì, cioè la mancanza di coerenza tra la posizione nazionale e le posizioni locali è un vecchio problema del trasformismo italiano, a cui ben pochi si sottraggono, nel senso che si ritiene che poi a livello locale molte cose siano possibili che invece a livello nazionale non lo sono. SEL ha peccato, per il mio, di una chiara contraddizione, lo reputo un peccato, non voglio dire veniale, ma non mortale, nel senso che quello che importa poi alla fine è la politica, diciamo, di livello nazionale, quella che incide sul governo del paese. Io su questo non dubito che noi stiamo andando velocemente
E questo in fondo Renzi ha portato il chiarimento, no? Andiamo rapidamente a una posizione di una creazione, di una concentrazione, di un cartello, direi di un soggetto politico addirittura nuovo, autenticamente di sinistra, su posizioni antineoliberiste, nel quale non per nulla, insomma, Vendola fare riferimenti a questa possibilità, noi ci saremo come lista Tsipras, sicuramente, dopo l'altra Europa e l'altra Emilia Romagna e l'altro Ligure e l'altro Lazio e tutte le liste regionali che si stanno preparando, le nostre regionali, verrà tra virgolette l'altra Italia, magari chissà, l'altra Italia, questo è il mio augurio, potrebbe chiamarsi Partito del Lavoro, e da questo punto di vista la spaccatura del PD che è già in atto potrebbe diventare anche una spaccatura formale, ma questa non è politichese, questa è la politica quella vera, è quella che fa i conti con 6 milioni di poveri in Italia, con 6 milioni di persone che non sanno come mangiare, perché siamo arrivati a questo punto, oggi si sta facendo la grande colletta alimentare, ma questo è che bisogna capire a un certo momento, che bisogna cambiare strada, ma davvero. E stiamo andando anche verso lo sciopero generale che la CGIL e adesso anche... Lo sciopero generale, Renzi veramente fa i miracoli perché è riuscito a rimettere insieme Landini, la Camusso, la CGIL, la UIL, cioè più di così francamente era difficile, con un rifiuto, è il rifiuto verso il predominio dei poteri forti. Con chi va d'accordo Renzi? Soltanto con la Confindustria e col capitalismo internazionale, neanche con i lavoratori, gli artigiani, i commercianti, eccetera, capiscono che anche loro saranno triturati dal neoliberismo impersonato da Renzi. Non sembra neanche andare d'accordo con l'Europa, dato che l'ultima sentenza, diciamo, della Corte di Giustizia europea ha colpito una delle parti più forse odiose della precarizzazione nel rapporto col pubblico impiego, cioè la questione della scuola. È una sentenza importante, io insomma, diciamo, non sono da politico, cosa che sono, diciamo, non da molto, comunque sono sempre stato un tecnico politico e da tecnico voglio spiegare un po' di che cosa si tratta. Si tratta di questo: secondo la legislazione europea, la normativa europea, il contratto a termine non può essere la regola, come invece ha voluto Poletti e Renzi, cioè qualcosa che si può fare sempre e comunque, ma è qualcosa che si può fare, questo contratto, in certe situazioni e con certi limiti, e cioè occorre quantomeno o che ci sia una causale obiettiva, cioè un lavoro che è obiettivamente temporaneo, quantomeno che ci sia un limite temporale oltre il quale contratti a termine, una serie di contratti a termine non può andare. Questo limite nella legge 368 del 2001, che è la legge che ancora formalmente regola la materia, che è stata stravolta da Moretti, era di 36 mesi e correva di 36 mesi massimi, dopo il quale c'è la trasformazione, e comunque una ragione obiettiva. Quello che è successo è che nel settore della scuola c'era stata una modifica specifica per cui era saltato il limite dei 36 mesi, perché? Anche perché i contratti a termine, supplenze annuali, servivano a far punteggio, erano un modo per far entrare le persone in ruolo, quindi poi insomma c'era anche una sua spiegazione, sia pur anomala, e quindi mancava questo paletto. L'altro paletto, cioè quello della causale, mancava anch'esso, perché era andato al fatto dell'attesa di un concorso, un'attesa che non finiva mai, e allora la Corte ha detto, beh insomma, qui abbiamo contratti a termine senza limite e senza ragione, o con una ragione che è puramente formale e falsa, a questo punto
questa regolamentazione dei contratti a termine nella scuola è senz'altro contraria al diritto europeo. Con quale conseguenza? La conseguenza sono quelle che la Corte ha già analizzato in altre sentenze, la sentenza Papalia, una delle più importanti del dicembre dell'anno scorso, è passato giusto un anno, che dice non può essere un risarcimento all'acqua di rose. Se si trattasse di risarcimento, deve essere un risarcimento importante, cioè un risarcimento che abbia una capacità dissuasiva contro l'abuso, che sia almeno rispetto all'altra sanzione, che è quella della trasformazione. È il giudice nazionale al quale ci si rivolge, al quale si rivolgeranno ora in massa, direi, i lavoratori, a dire se è sufficiente un risarcimento di la quale, ma che non può essere un risarcimento piccolo, oppure la trasformazione, che a questo punto mi pare la soluzione di gran lunga per tutti auspicabile. La cosa che voglio dire, se posso, certo. È il problema che si pone è questa sentenza, che per la scuola dice tutto, è estensibile al pubblico, a tutto il pubblico impiego, punto interrogativo, e contiene poi anche una contraddizione rispetto al decreto Coletti? Beh, sulla prima di queste domande la risposta è sicuramente positiva. Perché? Perché è vero che per il resto del pubblico impiego il limite di 36 esiste, no? Giustamente, però questo limite dei 36 è un limite che è stato per lo più passato, non so, dico, faccio un esempio, le prefetture, ma nelle prefetture per la questione degli immigrati vanno avanti da 15 anni con i contratti a termine, gli sportelli stradieri, eccetera, eccetera, no? Quindi voglia da quanto tempo è passato i 36 mesi. Dall'altro la causale sarebbe, faccio conto, che qui c'è stata un'emergenza in relazione all'arrivo di extracomunitari, altro che emergenza, è una realtà che prosegue da sempre, quindi anche qui si applica questa sentenza, perché nell'uno o nell'altro dei due paletti, 36 mesi massimo, esigenza obiettiva temporanea vera, cioè, ho capito, lei è... tutto il pubblico impiego è investito da questa sentenza. Sì, io volevo chiederle, oltre a questa spiegazione molto tecnica e molto importante sulle conseguenze, diciamo, per i lavoratori coinvolti di questa sentenza della Corte europea. Non è stato troppo difficile. No, assolutamente, ma io le volevo chiedere adesso, nella sua nuova veste di politico, la conseguenza è anche una percezione diversa dell'Europa, cioè l'Europa non è solo mercati, finanza e austerità, ma può essere anche qualcosa che va a favore dei lavoratori? La ringrazio per la sua domanda, perché vede, ha un periodo di filoeuropeismo diciamo incondizionato, perché l'Italia è stato un paese filoeuropeista in senso incondizionato, 80-85% degli anni era contento di essere Europa, voleva l'Europa, adesso poi è seguito un piccolo contrario, cioè tutti vogliono scappare dall'Europa e gli italiani sono in genere, vedono nell'Europa soltanto la troica che li prende per il collo, eccetera. Ma insomma, diciamo la verità, in Europa come nei singoli paesi è tutta questione di orientamento politico. Noi abbiamo avuto dei periodi, sicuramente, e penso al periodo della Commissione quando c'era Prodi e altri, in cui l'Europa ha rappresentato un sicuro modo di avanzamento civile, per esempio, tra le altre cose, queste normative in materia di lavoro, c'è stata questa, quella sui trasferimenti d'azienda, quella sulla parità. Però c'è stata anche la Bolkestein, per dirne una. Ecco, c'è stata anche la Bolkestein, questa ragione, e anche ma mi aiuta a dire. C'è la lotta politica, c'è in Europa come c'è in Italia. Adesso in Europa è prevalso la faccia, la politica neoliberista, e quindi è odiata da tutti i
ma non è detto mica che debba essere sempre così. La lista all'altra Europa per Tsipras, di cui la nostra modesta altra Emilia è la figlia, è nata proprio per questo, proprio per dire un'altra Europa è possibile, un'altra Europa è desiderabile, un'altra Europa noi cittadini europei vogliamo e possiamo ritrovarci. La ringrazio moltissimo, abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche su Libera TV il nuovo, noi gli facciamo i nostri migliori auguri, consigliere regionale dell'Emilia Romagna, il professor Pier Giovanni Alleva. Noi speriamo invece di poterla avere altre volte per approfondire questioni sia di diritto del lavoro che politiche legate non solo al territorio. Ben volentieri. Grazie ancora, arrivederci.